Eccoci qua, siamo arrivati nella terza e ultima azienda dell'Alta Gallura questa volta. Siamo saliti un po' di quota, siamo nell'agro berchidese e siamo dalla Umare Divino e ora andiamo a trovare Gioacchino. Eccolo qua Gioacchino, chiaramente un vignaiolo, non ti si può che trovare in Buongiorno, vigna. Buongiorno, ben trovata. Ciao Gioacchino, come stai? Bene, tutto bene? Bene. Bentornata qua a Berchidda. Grazie, grazie, è sempre un piacere qua tornare nell'Alta Gallura, bellissima. Qua ci troviamo praticamente di fronte in questo caso al Monte Limbara, ai piedi del Monte Limbara. Dietro di noi abbiamo la catena montuosa di Ala dei Sardi, Patade Budusò, e qua praticamente si viene a formare un corridoio nel quale anche quando non c'è vento, il poco vento che c'è viene incanalato. E questa è una prerogativa di Berchidda, Monti e tutti i territori che fanno Vermentino di Gallura. Non a caso la DOCG prevede un limite territoriale che è poco distante qua a sinistra. Gioacchino, a quanti metri siamo qua? In questo caso so che voi venite dalla Gallura a livello del mare, in questo caso si definisce Alta Gallura perché siamo a 300 metri, 350 metri sul livello del mare, e 350 metri sul livello del mare però è dato anche dal fatto che c'è un altopiano e quindi la vicinanza a queste montagne, di là di fronte il Monte Limbara, ripeto, qua dietro ci sono le catene montuose, di là dei Sardi, portano che durante la notte, quando non c'è vento, c'è un abbassamento delle temperature, durante il giorno c'è un innalzamento delle temperature, questo sbalzo termico favorisce la maturazione fenolica delle uve. Ecco, chiaramente sempre da disfacimento granitico, ma c'è anche del sabbione? Sì. Assolutamente sì, però la particolarità è infatti, in questo caso, rispetto al vigneto che andremo a visitare dopo, questo sì è granito. Questo allo è granito, stato puro, no? Granito anche allo questo, stato puro. Sì, sono anche abbastanza simili. Tutto granito, però la prerogativa di questo vigneto in questo caso, rispetto a quello che andremo a visitare dopo, che è esposto a nord-ovest, ovvero al maestrale, e quindi normalmente rispetto agli altri vigneti di Berchidda abbiamo una temperatura molto più bassa, tant'è che questo è unico, diciamo, nel panorama berchiddese già dal 2000, anno in cui io ho piantato questo vigneto, per concentrazione di uve rosse. Qua abbiamo circa 3 ettari di uve rosse e un ettaro solamente di vermentino. Ah, fantastico, hai bisogno di irrigare qua su che vedo. Diciamo che stiamo parlando di un'estate 2019 abbastanza siccitosa, la 17 era la più calda in assoluto degli ultimi 200 anni, la 15 non se ne parla, la 13 non se ne parla, nel 2011 qua dietro alle nostre spalle purtroppo sono rimasti i risultati, è passato un fuoco e ha praticamente fatto fuori tutto, l'unico fazzoletto verde che c'era era questo vigneto, perché arato com'è durante l'estate si fermò il fuoco, diciamo, grazie alla presenza del vigneto. E grazie alla tua manodopera, e grazie chiaramente. Alla mia manodopera per tenerlo così. Gioacchino, io sono un po' curiosa, ma com'è nata questa tua passione? Da dove arriva? E da dove arriva? Che praticamente mio bisnonno qua comprò 300 ettari di vigna, lui era un mezzadro, era un pastore, chiamatelo come volete, tramite era un terreno comunale, tutto quello che qua potete vedere, almeno fino alla vallata, fin fondo alla valle, era di mio bisnonno. Poi mio nonno insieme ai due fratelli sono dovuti andare in America per finire di pagare i mutui, mio padre è andato a Milano perché dopo la seconda guerra mondiale il boom economico non è che l'ha richiamato di là, l'ha portato ad andare a Milano per portare da parte due soldi, con quei due soldi mio padre mi ha dato la possibilità nel 2000 di ripiantare tutta questa vigna. La vigna qua è ripiantata, quella che vedete voi, è una vigna di 19 anni, è stata piantata con tutto il mio studio, perché comunque io durante l'estate, pur essendo nato a Monza e cresciuto a Milano, durante l'estate, sembra strano, ma da buon milanese frequentavo più queste campagne
che le spiagge della Costa Smeralda. Quindi in Sardegna non ti hanno riportato le spiagge? In Sardegna non mi hanno riportato le spiagge, ma l'attaccamento al lavoro. Tant'è al lavoro e alla passione che avevo, tant'è che da milanese mi sono iscritto a un corso di perito agrario che era molto distante rispetto a un corso, come dire, di liceo classico, liceo scientifico, liceo turistico. Tutto c'era a Milano fuorché l'Istituto Tecnico Agrario, dove io mi sono iscritto, che era ben 20 km di distanza da casa mia. E Gioacchino, quanto è cambiata da ieri ad oggi il vigneto, la struttura? Come è cambiato? Diciamo, in questo caso, io dico sempre che mio nonno, mio zio e mio padre erano persone intelligenti e nel 1948 piantarono il vigneto giù nella valle. Io non è che ero più intelligente di loro. Io fortunatamente, si è parlato prima di un impianto di irrigazione, qua dietro c'è un laghetto, qua dietro c'è un pozzo artesiano e ci fu data la possibilità di avere la corrente nel 2000. Tutto questo mi ha permesso di portare le vigne quassù in alto, dove c'è più esposizione, dove il terreno è più siccitoso e dove praticamente il vento la fa da padrone. È chiaro che nel 48, se non c'è, senza corrente, senza acqua e senza tutto il resto, non era possibile. Qua si sono fatte tante lavorazioni per una preparazione del terreno a livello idraulico, uno scasso con mezzi pesanti che nel 48 non esistevano. Quindi bisogna, in questo caso bisogna dirlo, il viticoltore deve sempre tenersi aggiornato, deve sempre pensare a quello che il mercato ti mette a disposizione per rimanere al passo con i tempi. Il vigneto non è solo qua, io so che tu hai un altro vigneto poco distante da qui, che dici se andiamo a vederlo? Assolutamente, questo è un vigneto fortemente improntato sulle uve rosse, di là è un vigneto che noi produciamo solo ed esclusivamente il Terra e Mare Vermentino di Gallura, il nostro base, rispetto al Bianco Smeraldo che qua abbiamo vicino come prerogativa. Benissimo, allora andiamo. Allora, siamo qua in questa tua bellissima tenuta. Ciao! Come fai? Ciao! Ciao, come siamo? Tutto bene? Sì, ciao, bene. Ciao! Marika, che oggi fa gli anni, 23 anni, e poi Caterina, mia moglie, con la piccola Arianna. Questa è la famiglia, sono fortunato, beato tra le donne. Ormai le donne del vino stanno facendo furore, questo è quanto. Come introduzione, poi abbiamo una donna che ormai è già iscritta nell'associazione Donne del Vino. Allora, cosa ci racconti di questo bellissimo vigneto, Gioacchino? Raccontaci un po' qualcosa. Io vedo innanzitutto un bellissimo ordine, una pulizia, una precisione maniacale. Diciamo che, allora, prima di tutto ha un perché. Fortunatamente il nostro primo Vinitaly è quello del 2010, abbiamo festeggiato i 10 anni di Vinitaly quest'anno ed è successo che al primo Vinitaly fu premiato un nostro vino bianco, in 3 mesi finimmo il vino e decidemmo di piantare un vigneto anziché comprare vino, aspettare 2 anni e scegliere però le nostre marze, scegliere i nostri portennesti, scegliere come allevarlo. Tu hai fatto riferimento all'allevamento e sembra un po' strano perché è un orientamento est-ovest che rompe un po' gli schemi, però qua c'è un vento predominante che arriva dal maestrale e in questa maniera noi riusciamo a avere che il vento corre lungo il filare fino in fondo. Se avessi messo i filari da nord a sud, come normalmente si tendono a mettere, i primi filari avrebbero fatto da frangivento e in fondo non sarebbe arrivato il vento che a me necessita. Il vento, voi lo vedete, è sempre predominante. L'azienda si chiama Un Mare di Vino. In questo caso Un Mare di Vino diventa da Un Mare di Vino. Arrivano i venti che donano le uve, i loro profumi e aromi mediterranei. Il vento per me è importante perché la particolarità dei nostri vigneti è che facciamo pochissimi trattamenti in vigna e quindi più vento c'è, più riusciamo a diminuire l'umidità sul grappolo, meglio andiamo, anche perché vi spiegheremo dopo cosa succede in cantina durante la vinificazione.
Gioacchino, quello che vediamo qui davanti è l'Imbara, giusto? Sì, è l'Imbara, tu hai definito, ed è non a caso Berchidda nasce come diciamo territorio fortemente vocato alla viticoltura. Qua in questo caso viene male, ma abbiamo la possibilità di far vedere che tanto granito si è, per così dire, nei milioni di anni rotto. In questo caso il terreno si definisce di sfacimento granitico. Questo è quanto. Ne approfitto invece per, adesso non abbiamo iniziato a fare le potature, però nel momento in cui faremo le potature tutto viene restituito al terreno in maniera tale che riusciamo a diminuire l'apporto di altri concimi, tant'è che questo vigneto non è stato più concimato se non durante l'impianto, perché poi anche l'inerbimento, mi hai fatto riferimento tu all'inerbimento, come cadranno le ultime foglie, faremo entrare delle pecorelle che faranno un diserbo meccanico e contemporaneamente una gradita concimazione organica, salvo entrare con scarpe molto eleganti che potrebbe compromettere il tutto. Non avremo difficoltà, immagino, a trovare pecorelle da queste parti. Eh? Penso che si senta già qualche cosa, ma se ne vedranno tante altre di pecorelle. Benissimo, bene, molto interessante. E allora, ora che è il compleanno di Marika, io direi, Gioacchino, che ci spostiamo tutti in cantina e andiamo a stappare qualcosa. Eh sì. Va benissimo. Andiamo. Andiamo. Facciamo, Gioacchino, versiamo un po' di vermentino? Eh? Vai, vai. Fai tu, faccio vai io. Visto che per Marika oggi è il 23° compleanno, versiamo a lei il primo bicchiere di vino. Grazie. Arianna non può bere, ma impara quantomeno a vedere come si versa. E vabbè, tra un po', vero Arianna? Allora, Gioacchino, cosa abbiamo nel calice qua? È un bianco smeraldo, in questo caso Vendemmia 2016, è uno dei vini premiati al Vinitaly quest'inverno, e nasce proprio, diciamo, qua. Qua abbiamo dell'elicriso, qua abbiamo della ginestra, qua abbiamo del granito, qua c'è tanto vento, la prerogativa rispetto all'altro nostro vino terra e mare è proprio questa, e comunque radici molto più profonde. Certo, un bellissimo colore, un bel giallo paglierino carico, denota sicuramente tutte le caratteristiche della gallura nel calice. Un bel naso, una bella freschezza, dei profumi netti. Sai che in questo caso veramente preferisco che parliate voi sommelier, a me piace raccontare. No, Gioacchino, il vino farlo. Si beve. È un vermentino che richiama tanto il territorio, c'è tanta territorialità, c'è tanto granito che viene fuori, una bella sapidità e una bella acidità che è sorretta da questa alcolicità rotonda e non troppo invadente, quindi è bello, piacevole in bocca e è molto lungo e profondo nel suo finale, è bello, bello interessante, complimenti. Grazie. È veramente bello. Come mai l'hai chiamato Bianco Smeraldo? L'ho chiamato Bianco Smeraldo perché comunque una persona fortemente dentro nel mercato del vino ci convinse che il fatto che la Sardegna nessuno la conosce, la Costa Smeralda la conoscono tutti, io per così dire non l'ho frequentata mai da turista, però l'ho vissuta tutta sul lavoro e mi sembra che fosse un nome che richiamasse in maniera molto evidente la Sardegna. La Sardegna per noi è purezza, è assolutamente naturalezza e incontaminato quanto il nostro mare, un mare di vino. È veramente molto molto interessante, bello, questa sprigiona, questi sentori di acacia, questo pino che è ben presente, la macchia mediterranea, bello, bello interessante. E invece qua abbiamo un rosso, un Cannonau. Questo Cannonau è nato quando noi praticamente abbiamo fatto l'ampliamento della cantina che qua vedete qua dietro nel 2015, tant'è che la prima
vendemmia 2015. È un cannone a riserva, si chiama Sumere perché è dedicato a mio padre, Sumere, che ha contribuito fortemente a questo progetto fin da quando è nato probabilmente e fino a quando è vissuto, fino all'anno scorso, però ho avuto il piacere di stappare insieme a Marika e Arianna la bottiglia numero 0 il giorno del suo compleanno, il 90° anno. Che bello, bellissimo. Da Cannonau di Sardegna. Cannonau di Sardegna, perché in questo caso tu hai parlato di territorialità sul Vermentino di Gallura. Noi riteniamo che questo terreno non sia adatto per parlare di un Cannonau di questo livello e quindi abbiamo preferito discutere con un altro viticoltore di un altro terreno fortemente connotante per il Cannonau, quindi Sorso Sennori, e prendere lì in gestione, per così dire, delle vigne insieme a questo viticoltore che ci segue mano a mano, le nostre indicazioni. Bene, che ricordiamo il Cannonau molto importante per la longevità dei sardi, che come sappiamo benissimo siamo una delle 5 blue zone nel mondo. L'isola dei centenari, e da recenti studi si è appunto è venuto fuori che parte di questa importanza è dovuta proprio al resveratrolo presente nel Cannonau. Quindi io direi che lo assaggiamo, così mettiamo a punto la nostra medicina salutare quotidiana. Cosa ne dici? Assolutamente sì, però scusate, vorrei fare un ritorno, visto che mi hai citato resveratrolo. Si è detto tanti anni fa che anche nel Vermentino c'è dell'uva, c'è del resveratrolo, l'importante è fare della macerazione, e i miei vermentini fanno della macerazione. Assolutamente sì. Ecco. Ecco perché tu hai trovato quelle note prima. Benissimo. Boboli. Un Cannonau di Sardegna, riserva 2015, Sumere. Sumere vuol dire il boss, ovvero la persona che ha contribuito di più a questa azienda. Gioacchino, che bel Cannonau, che bei riflessi, che bel colore. È bello trasparente come siamo abituati noi ad avere il Cannonau, ma con una carica colorante veramente molto intensa, con una bella luminosità anche lui. Al naso sentiamo i classici sentori del Cannonau, questa rosa passita, molto delicata. Passita era l'uva. Grazie. Ecco, c'era perché un appassimento sulla pianta. L'uva è stata raccolta il 15 di ottobre, in questo caso del 2015, e ha fatto una macerazione molto lunga fino al 5 di novembre, il giorno del mio compleanno. Non per il mio compleanno, chiaramente, ma perché ritenevamo opportuno in quella sede di svinare. Quindi fece anche una lunga macerazione sulle bucce. E nonostante questo il frutto è ancora maturo, ma bello, bello croccante. Stiamo parlando di, in termini tecnici, di una quantità di glicerina non misurabile con le analisi standard. E stessa cosa anche per, hai fatto riferimento al colore, i milligrammi di polifenoli totali sono oltre 4000, così come la glicerina è oltre 12 grammi litro. In bocca questo appassimento viene tutto fuori, sprigiona tutto, è un concentrato incredibile di sapore, che diventa proprio un aroma, un bel tannino morbido che si agglomera bene con questa acidità e questa freschezza. Certo che mentre degustiamo ci sono dei colori fantastici qua, incredibile. Ora che sta scendendo il tramonto, vedere la macchia mediterranea, vedere tutti questi bellissimi colori, è veramente questa vigna che ha un'infinità di cromatica, di verde, è veramente fantastica. Siamo in autunno, però che autunno è? Ecco, hai detto bene riguardo all'autunno. È stata fantastica la vendemmia 2019, abbiamo potuto lasciare uva sulle piante, in questo caso fino al 15 di ottobre del 2019. Presenterei in questo caso la gamma dei vini. Questo vigneto dava origine solo al bianco smeraldo e al rosso smeraldo con la vendemmia 2008. Nella vendemmia 2009 è nato questo, nel 2011 praticamente abbiamo iniziato a lavorare il Terremare Vermentino da un vigneto che avevamo in affitto.
Nel 2012 è stata piantata la vigna che ha iniziato a dare origine nel 2014 a questo vigneto. Solo nel 2015 è nato il rosé insieme al Cannonau di Sardegna, Cannonau di Sardegna riserva, mentre poi adesso in questo momento ci manca, ma ce l'abbiamo qua presente se volete, eccolo qua. L'Oltremare è un progetto un pochettino lungo anche lui, perché nella vendemmia 2010 si è iniziato a lavorare legno in questa azienda, Barrique, in questa azienda, e è stato presentato in commercio questo vino il primo di gennaio del 2013 per gli 85 anni di mio padre, così come questo vino qua, la prima bottiglia è stata stappata il primo di gennaio del 2018 per i 90 anni di mio padre, quindi 85 anni e 90 anni di mio padre. In questo momento sono i due vini che, per così dire, ci distinguono rispetto a tutti gli altri viticoltori che abbiamo qua, vinicoltori che abbiamo qua a Berchida, perché sui rossi stiamo facendo comunque straordinarie cose nella patria del Vermentino di Gallura. Quindi Gioacchino, a questo punto direi che invitiamo i nostri amici a venire a trovarvi qua e assaggiare questi fantastici prodotti. Grazie, Berchida vi aspetta. Grazie.